associazione noi, ovviamente incontriamo Federica Angeli, che è un po' il nome di riferimento, se così vogliamo dire, più conosciuto, ed è sarà presidente o è già presidente onoraria di questa. Ecco Federica, c'è stata una ricorrenza, non so se hai festeggiato, ma comunque sono 5 anni in cui tu stai, vivi insomma sotto scorta. Ti è affiancata anche un evento giudiziario che in qualche modo ha a che vedere con la tua vicenda. E poi dopo qualche giorno c'è questo evento importante, fondativo. Chiaro che è anche una sorta, non dico di rivalsa personale, però è un riconoscimento anche al tuo vissuto, alla tua vicenda, che oltre a essere nata, diciamo, sulla veste professionale, diciamo, in ambito professionale, insomma, ha coinvolto l'ambito umano, familiare anche. Sì, guarda, per me come hai sottolineato tu, è stata veramente un momento di, sì, posso dirlo, rivalsa personale e soddisfazione. Vedere le persone che hanno voglia di passare dalle parole, dai commenti sui social, magari anche in forma anonima, espressione di solidarietà, vederli invece creare un'associazione di cui sono onorata di fare appunto il presidente onorario, è una mini rivoluzione. Se qualcuno mi avesse chiesto: ma come immagini l'inizio della tua riscossa? Avrei detto esattamente così. Prima con una piazza piena di persone, e c'è stata quando hanno fatto la passeggiata della legalità che partiva da sotto il balcone di casa mia, e poi un concretizzare l'affetto e la solidarietà attraverso un donarsi a questo territorio, perché questa è l'associazione Noi. Federica, tu sei una giornalista importante, scrivi lavori per Repubblica. Ecco, in questa occasione, questo evento pubblico di impegno civile che può portare un servizio a tutta la cittadinanza, ecco, fino adesso la stampa, insomma, come si è comportata? Hanno dato il giusto risalto? Hanno fatto conoscere? Qualcuno sì, altri no? Ci sono delle divisioni, non so, ideologiche in base a qualcosa, oppure c'è una certa solidarietà? Diciamo che quando ho iniziato nel 2013 erano veramente in pochi quelli pronti a venire dietro a un discorso di questo tipo. Dissi anche in commissione antimafia, quando fui interrogata sulla situazione della stampa ad Ostia, di quanto la stampa locale fosse in realtà vittima o complice in alcuni casi di queste dinamiche incredibili di questo territorio. Poche voci libere, e le poche voci libere lasciate sole. Adesso è molto cambiato, non tanto a livello locale ma a livello nazionale, con colpevole ritardo, però molta televisione e molta stampa si è accorta del caso Ostia, e quindi i riflettori e la pressione mediatica hanno portato poi al suo epilogo con quella famosa testata nei confronti del clan Spada, che evidentemente aveva sentito per mesi il fiato sul collo della stampa. E quindi c'è stata proprio una illuminare da parte di tutti che ha portato all'effetto sperato, ovvero l'errore di un componente del clan Spada, che gli è costato appunto, che ha pagato col carcere. Bene Federica, io ti ringrazio e faremo delle immagini per questa, diciamo, inaugurazione, in qualche modo chiamato brindisi della legalità, e grazie ancora, certamente. Posso concludere dicendo che tu sei una delle poche persone veramente che c'è sempre stato per me, per le inchieste su Ostia, e quindi sono veramente contenta che tu sia qui. Grazie, no, assolutamente no, grazie.